La ricetta per ottenere delle ottime zeppole con farina di riso è quella che vi propongo in questo video. Zeppole belle e soprattutto buone. Ingredienti per 6 zeppole. 60 ml di acqua, 40 g di farina, 15 g di olio, un uovo. Ingredienti per la crema pasticcera. 2 tuorli, 200 ml di latte, 20 g di farina di riso, 40 g di zucchero, limone per aromatizzare. Ingredienti per decorare, amarene e zucchero a velo. Mettere l'acqua e l'olio nella pentola portando il tutto ad ebollizione. Appena inizierà a bollire, buttiamo la farina tutta in una volta mescolando. Continuiamo a mescolare finché il composto non si staccherà dalle pareti. Trasferiamo l'impasto in una coppa e aspettiamo che si raffreddi. A questo punto incorporiamo l'uovo. Lavoriamo l'impasto fino a che tutti gli ingredienti non risultino ben amalgamati. Prendiamo una sacca a poche ed inseriamo all'interno l'impasto ottenuto. Su di una teglia rivestita con carta forno andiamo a formare le zeppole. Inforniamo in forno preriscaldato a 200 gradi per i primi 20 minuti, poi a 160 per gli altri 20. Quando le zeppole saranno pronte, tagliamole a metà con un coltello e riempiamole con la crema pasticcera con farina di riso. Il video per la preparazione lo troverete in alto oppure in descrizione. Decoriamo anche l'esterno con un ciuffo di crema pasticcera all'amarena.